Benvenuti in questo nuovo video streghette e soprattutto maghetti. Scusate se oggi mi vedete fare tirare su col naso, tranquilli, ho fatto l'aerosol prima di iniziare questo video, quindi state sereni, non ho pippato niente. E io l'unica cosa che pippo è il Nesquik a colazione, e non solo. No, sto a scherzare. Allora, torniamo seri. Di cosa parliamo oggi? Parleremo di entità, di quelle entità che si possono trovare nel mondo degli spiriti. Allora, tutti sappiamo, o almeno dovremmo sapere, che il mondo degli spiriti è frequentato da diversi esseri di diversa origine. In questi video cercherò ovviamente di presentare i principali, perché la lista completa sarebbe lunga e complicata. Comunque, la maggior parte di essi appartiene a quelle che andrò a denunciare. Parleremo quindi. Parlerò in questi video che farò appunto man mano di tutte queste entità che si trovano nel mondo degli spiriti e quindi mi riferisco appunto al mondo delle larve, il mondo dei morti, il mondo dei messaggeri, il mondo degli spiriti naturali, eccetera, eccetera. Allora, ne parlerò appunto perché il mio obiettivo è chiarire tanti aspetti e soprattutto correggere i pensieri di molti che molto spesso, scusate il gioco di parole, danno per scontato queste cose, oppure le spiegano un po' a minchiam, quindi all'acqua di rose, come se fossero cagatine che si possono ripulire con gli incensi o con le pietre magiche e con i cristalli di rocca messi sotto al cuscino. Allora, oggi parliamo di cosa? Parliamo del mondo delle larve. Allora, le larve sono esseri che sono state formate nel corso dei millenni da pensieri e emozioni umane o animali tramite il distaccamento di energia protoplasmatica dell'aura che. No, raga, scusate, sto a parlare troppo forbito. Ho paura che non mi capiate. Rewind. Ricomincio da capo. Allora, ricomincio con dei termini un po' più semplici. Le larve. Scusate che trovo le parole. Le larve sono entità, chiamiamole così. Ovviamente sono entità neutre, ma che si nutrono di energia psichica ed emotiva. Sono anche chiamate vampiri, psichici. E sono temibili in quanto hanno una sintomatologia molto simile a quelle di una fattura o di un maleficio, ed è proprio questa la caratteristica che le rende molto difficili da individuare, se non anche molto difficili debellarle. Ma ovviamente poi farò, ragazzi, un altro video dove parleremo nel dettaglio di malefici, maledizioni, fatture. Abbiate pazienza che quest'anno parleremo di tutto, state tranquilli. Ritornando a noi sul discorso delle larve, dicevamo che si nutrono appunto di energia emotiva, energia psichica e così via. La domanda è: come arrivano queste larve? Ebbene, arrivano per tanti motivi, arrivano per svariati motivi, ragazzi, che ora cercherò di elencare. Faccio una piccola premessa, piccola, giuro. Allora, raga, sappiate che non vi è nulla di più pericoloso che fare senza le dovute conoscenze o soprattutto senza la dovuta protezione, sedute medianiche, sedute spiritiche, che poi sono la stessa cosa, riti magici di qualsiasi natura, farsi leggere le carte da persone inesperte o anche per gioco, farsi le carte da soli o peggio ancora, farsi rituali magici fai da te, internet ne è piena. Perché dico questo? Perché non solo non funzionano, ma sono situazioni come queste che vanno a aprire, anzi spalancare le porte attraverso le quali poi le larve arrivano e ci vanno a nozze e a lei, chi più ne ha più ne metta. Infatti si possono aprire determinate porte, a volte anche involontariamente o inconsapevolmente, attraverso le quali queste larve praticamente potrebbero fare la loro comparsa infestando non solo l'operatore, ma anche, se non tutti, i
buona parte poi dei presenti e soprattutto il luogo in cui si soggiorna. Poi ovviamente abbiamo un altro grande problema e qual è? Un altro grosso problema riferito alle larve è il contagio. Infatti le larve sono l'unica realtà esoterica in grado di andare a contagiare persone da portatori o altre persone infestate. Infatti bisogna sapere e tenere presente che le larve possono passare in parte, scusate, da una persona infestata, che è il portatore, ad un'altra persona, quando questa seconda persona magari si trova in un particolare stato di debolezza fisica o psicofisica. E ciò ovviamente, ragazzi, può avvenire quando? Sempre e soprattutto in qualunque luogo, quindi al cinema, sull'autobus, nei grandi magazzini, al bar e soprattutto negli ospedali, dove persone deboli e senza protezioni sono un po' tra le più esposte all'infestazione larvale. Allora, quando siamo in presenza di un'infestazione larvale, ragazzi, bisogna sottoporsi ad uno speciale intervento esoterico, denominato appunto disinfestazione larvale. Che cosa comporta? Comporta praticamente un ciclo di interventi esoterici, atti e idonei a debellare queste realtà, purtroppo triste ma reale. Questa realtà, non queste realtà, vabbè. Un'altra importante caratteristica di queste larve è che sono l'unica realtà esoterica che in determinate occasioni, possono essere fotografate e documentate. Non sarà difficile, ragazzi, infatti, in luoghi dove sono successi magari, che ne so, degli incidenti o al capezzale di persone sofferenti, molto spesso ammalate, o in particolari circostanze dove vi è un'emotività molto forte, andare a fotografare appunto le larve. Ovviamente solo un esame molto accurato da parte di un esperto vi saprà dire se ci troviamo di fronte, che ne so, ad una larva vera e propria o a qualcos'altro che possono essere magari, che ne so, ombre, macchie, quindi niente che sono riferibili alle larve. Noi tutti sappiamo che abbiamo un'aura che corrisponde appunto al corpo emozionale e infatti tutti sappiamo, o come dicevo all'inizio, tutti almeno dovremmo saperlo, che l'aura cambia colore col cambiare dei sentimenti o col cambiare dei pensieri provati dalla persona. Dico questo perché? Perché se si provano dei sentimenti o delle idee particolarmente forti, tipo che ne so, odio, amore morboso, si creerà una specie di bozzo nell'aura della persona che potrebbe staccarsi e diventare autoesistente. A questo punto cosa succede? Ecco che nasce una larva, la quale andrà alla ricerca di un'emozione o idea simile a quella che praticamente l'avrà formata per nutrirsi appunto di energia, vampirizzando, se così possiamo dire, un essere vivente e sopravvivere così un po' più a lungo. Se la larva diventa autocosciente, comincia, ragazzi, a comportarsi come un umano, mantenendo però ovviamente una struttura psicologica uguale a chi l'ha creata, creata volontariamente oppure in modo involontario. E sarà proprio questo tipo di esseri che si incontreranno, ragazzi, nelle sedute spiritiche, non certo gli spiriti dei defunti, per i quali è necessario andare a valutare veramente diversi aspetti della loro morte per riuscire nell'intento di evocarli. Però di questo poi ne parleremo più avanti. La cosa più spaventosa è che nel caso una larva diventi molto potente, può arrivare addirittura, ragazzi, a nutrirsi di altre larve, in principio uguali a lei per energia. Poi passerà a nutrirsi di altre larve un po' più piccole, un po' più deboli, fagocitandole, e diverrà a questo punto quello che viene chiamato demone, sia nella cultura cattolica che in quella ebraica. E niente, ragazzi, allora per oggi fermiamoci qui perché io ho già avverto nell'aria strane vibrazioni. Ecco, appunto, allora è caduto il cazzillo del microfono.
Fermiamoci qui perché non vorrei correre il rischio di far incazzare qualche spiritello oppure attirare qualche larva, visto che ne sto parlando incessantemente da tot minuti. Fermiamoci e nel prossimo video parleremo praticamente di come andare a individuare le larve e dei sintomi che si avvertono per andare a capire se siamo stati infestati o meno dalle larve. Grazie per essere stati anche oggi con me. Scusate la pesantezza di sto video, ragazzi, ma purtroppo quando si parla di questi argomenti non si può essere tanto superficiali. Io ho cercato di alleggerirvi il discorso, però voglio comunque farvi capire la serietà di questi argomenti. Niente, raga, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Mua, ciao! Hush, my rose, still, and look at the moon.